Avendo fatto sia l'università pubblica per la quale mi sono dovuta spostare in un'altra regione, dove ho vissuto 5 anni, sia quella telematica, sì, quella telematica ti aiuta a rimanere comodamente a casa. L'impegno o comunque la mole di lavoro che tu devi affrontare come studio non cambia. Una cosa molto importante per me è stato il fatto che questo tipo di apprendimento a distanza mi ha consentito di non dovermi spostare dalla mia terra. È stata un'esperienza positiva e secondo me queste realtà rappresentano un ponte verso il futuro dell'apprendimento. Della provincia di Taranto, Albi, Ivana e Martino, età e vite diverse, hanno tutti studiato in una università telematica, una scelta che rientra in un dato sorprendente. Dal 2012 sono aumentati del 400% il numero di immatricolati nelle università telematiche, fa sapere il rapporto sul sistema universitario elaborato da Mediobanca. Per i giovani pugliesi studiare online significa anche poter rimanere nella propria amata terra, ma se esplodono le telematiche, gli atenei diventano sempre più poveri. Il corpo studentesco in Puglia entro il 2041 diminuirà del 30%. Il depauperamento della popolazione universitaria è più acuto soprattutto nel mezzogiorno. Il tempo medio necessario per raggiungere le sede degli studi supera i 150 minuti. Gli alloggi poi sono pochi e gli affitti privati inaffrontabili. L'università italiana si sta dunque trasformando in favore della formazione privata e studiare da casa sta diventando sempre più una necessità.